Dopo due vittorie consecutive si ferma la corsa del Montone. La squadra di Borgo perde infatti per 1-0 in casa contro la Marra San Feliciano, che a sua volta interrompe una serie negativa senza vittorie che durava da 5 partite. Possiamo andare con la cronaca, ci sono molte azioni da vedere: completo verde con banda rosso-blu sul petto per il Montone, maglia rossa con numerazione gialla per la Marra, arbitra Dini di Città di Castello. Subito gli ospiti pericolosi dopo appena 15 secondi con Pastecchia, destro di prima intenzione, con palla che finisce fuori, c'è anche una deviazione, poi il corner non sortisce effetti. Montone vicinissimo al gol al terzo, girata di prima intenzione di Ceppodomo e Marianeschi devia quel tanto che basta per mandare la sfera sulla traversa. La partita è bella, il gol non tarda ad arrivare. Minuto 14, calcio d'angolo di Samuele Bartoccini colpisce al volo Ragni e porta in vantaggio la formazione ospite. Non ci sta il Montone al 18°, bella combinazione tra Agostinelli e Ceppodomo, ma sulla botta a colpo sicuro del centravanti è strepitoso l'intervento di Marianeschi che manda in angolo. Molte occasioni da una parte e dall'altra, al 23° ancora Marra in avanti con Bartoccini che si invola tutto solo sulla sinistra, ma il suo tiro si perde sull'esterno della rete. Al 27° siamo di nuovo dall'altra parte, cross di Basri dalla sinistra e Ceppodomo per un soffio manca l'appuntamento con il gol. Prima del riposo ancora Marra vicino alla marcatura, Sorella sfonda a sinistra, mette in mezzo per il liberissimo Pastecchia, tiro a colpo sicuro ma Tassi devia in corner con un gran balzo. Le riprese di Filippo Mantovani ci portano al secondo tempo decisamente più avaro di emozioni, ma che si apre con un'occasionissima per il Montone. Al secondo minuto Agostinelli serve Ceppodomo, tutto solo davanti a Marianeschi, il centravanti però manda incredibilmente fuori. La grande occasione ce l'hanno anche gli ospiti al sesto, Bartoccini in contropiede apre il compasso sinistro sul palo più lontano, bravo Tassi a mandare in angolo. Nonostante i cambi e gli assalti dei padroni di casa nei minuti successivi, Marianeschi non corre pericoli degni di rilievo e alla fine dei 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara, la Marra può così festeggiare i 3 punti che permettono alla squadra di Falchi di portarsi a quota 11 in classifica. Renato Borgo, una bella partita che sarebbe potuta finire con qualsiasi risultato, purtroppo per voi c'è stato solo un gol e l'hanno fatto gli avversari. Sì, poteva finire con qualsiasi risultato, però devo anche ammettere che il Marra è venuto, ha fatto la sua partita e secondo me ha meritato anche la vittoria. Dopo si poteva stare anche il pareggio, però ha meritato la vittoria perché è una squadra quadrata, una squadra che è venuta a Montone, ha espresso il proprio gioco, che è un ottimo gioco. Noi probabilmente eravamo un po' sottotono, ognuno dei miei giocatori voleva risolvere la partita per conto proprio. Purtroppo il calcio è un gioco di squadra e se continuiamo così ne perderemo diverse partite. Se invece ritorniamo sulla terra e giochiamo da squadra, probabilmente torniamo a vincere anche le partite. Allora, siamo con il match winner Luca Ragni, una vittoria che interrompe un digiuno che durava da 5 partite e che forse può dare anche una scossa al vostro campionato. Beh sì, devo dire che abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, hanno buoni elementi, il campo lo sappiamo qua non è mai facile vincere, abbiamo giocato da squadra e abbiamo riportato 3 punti fondamentali per il campionato.